E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati a giocare a Pro Cycling Manager. Spero che questa serie vi stia piacendo perché a me sta gasando moltissimo. E come vi accennavo la scorsa puntata, condividetela in modo tale da farla continuare il più possibile. Ma non perdiamoci in chiacchiere e torniamo noi e andiamo a fare il Giro di Sicilia. Andiamo a vedere tutte le tappe di questa gara rispetto alle vecchie gare che abbiamo fatto della scorsa settimana, il Belvedere e il Piva, che erano gare under 23. Qua invece possiamo trovare anche delle Continental Pro e soprattutto anche delle World Tour. La gara, vediamo, intanto la siamo sempre più o meno a zero come forma. Tappa 1 piatta, tappa 2 inizia a essere vallonata, tappa 3 un arrivo in salita, questa inizia a essere interessante, e l'ultima diventa dura. Partiamo subito con la prima tappa. Intanto mi sono dimenticato di aggiungere un punto di forza, di volontà, ma non importa, per questa tappa dovremmo tirare, penso, spero di non andare in fuga, perché sennò rischiamo di finire il personaggio per le tappe che poi effettivamente sono più adatte alle sue caratteristiche, quindi quelle di collina e quelle poi di salita. Intanto questo, vediamo le squadre che ci sono. Come vi accennavo prima, Continental Pro e qualche World Tour che mi sa che mi sono perso, che erano nell'altra schermata. Esatto, Lotto Destiny con quindi la Continental Pro, che è praticamente una World Tour, è una Continental Pro con qualche privilegio. Ci dovrebbe essere la Lotto e la Israel, che sono state declassate dalle World Tour e hanno qualche privilegio perché possono, nel vero, decidere le gare che poi possono andare a fare, cosa che alle altre World Tour questo privilegio non c'è, perché sono obbligate a fare tutte le gare. Quindi se qualche gara non vogliono partecipare per vari motivi, possono non partecipare. Quindi la squadra più interessante è proprio la Lotto Destiny, e questo è il privilegio che hanno le squadre come la Lotto Destiny e la Israel. Poi tra un altro anno si rifà la conta dei punti, le squadre Continental Pro che hanno tanti punti passano direttamente a World Tour, tipo la Alpecin 2 anni fa, e le ultime due retrocedono come la Lotto Destiny e la Israel lo scorso anno. Intanto partiamo, questa gara sarà molto veloce, la metterò praticamente tutta a 8 per simularla in modo veloce. Devo fare 25 km in testa al gruppo. Facciamo così, tira 56, così almeno mi tolgo i chilometri da tirare e siamo tranquilli. Intanto, no, mi sembra, dalla mappa sembra che sia tipo un pezzo di sterrato, qualcosa, sembra pavè. Intanto molto bella la location, esatto, c'è addirittura il pavè in Sicilia, il pavè della Rubetta. Attenzione, intanto appena il gruppo si calma ci mettiamo in testa il gruppo. Mettiamoci direttamente su strategie di gara. Eccoci qua. Facciamolo tirare non così forte ma più piano, così non si brucia. Se domani vuole fare la classifica non abbiamo problemi. Tanto 5 km li abbiamo tirati, 7 km. Questa tappa la possiamo simulare il più veloce possibile, perché almeno non ci interessa in chiave classifica, che è il nostro obiettivo, fare il meglio possibile e cerchiamo di almeno riuscire a fare una vittoria, anche se la vedo molto molto dura. 25 km fatti, manteniamo la posizione, ci mettiamo a 70 e facciamo tirare gli altri. Intanto vediamo chi c'è in fuga: Martinelli, Miller, Glivar, Alter, non li conosco. Mettiamoci qua, qua inizia un po' di salita, intanto una cosa che sicuro in Sicilia non troviamo, ma da nessuna parte, una salita così lunga, tutta transennata, ma il gioco ci vuole far simulare questo. Sarebbe molto figo però. Tanto altro pezzo di pavè fatto a caso.
Rispetto alle scorse puntate siamo leggermente migliorati. Quindi montagna siamo a 74, media montagna a 73, collina 70, cronometro 71. La cosa che non siamo migliorati tanto, purtroppo, che ci può servire in realtà adesso, è l'accelerazione e la volata, dove abbiamo perso le gare le scorse tappe. Tanto c'è ancora il ciclista davanti a tirare e non va bene. E in realtà si può cambiare il tipo di allenamento da uomo di classifica a scattista come cosa principale, così almeno si migliora sia la volata che l'accelerazione, però non miglioriamo quello che a noi ci interessa, quindi la montagna e la cronometro. Però almeno potremmo toglierci qualche soddisfazione sulle volate, o meglio, possiamo essere più veloci in modo tale da avere meno problemi con gli arrivi in volata, tipo il Belvedere, tipo il Piva, che abbiamo proprio perso perché il personaggio non era veloce. Quindi dopo ci do sicuramente un'occhiata, perché sarebbe fondamentale in realtà essere più veloci. Tanto questa gara non è per noi, perché è un arrivo in volata, cerchiamo solo di stare davanti, la simuliamo in modo tale da riuscire a far più gare possibili. In questa puntata, quelle interessanti, quelle dove c'è salita, quelle che piacciono a noi. Tanto mancano 20 km, quello mettiamo tipo a 92, dai, così almeno non perde posizioni se il gruppo si dovesse rompere. Tanto un arrivo in volata che a noi non interessa. Ecco, ce la guardiamo da questa inquadratura la volata. Mettiamo 99, così almeno siamo tranquilli. Quindi treno Burgos, treno Eolo, treno Corratec e treno Bingol. La Corratec è davanti con Gandin, a seguire non si vede chi c'è. Tanto stanno andando forti, il mio personaggio è più o meno in questa zona. Un po' di curve contro curve, Guarnieri prende la curva in testa del gruppo e sembra mantenere la posizione. Tanto abbiamo perso l'inquadratura, ha vinto proprio Jacopo Guarnieri davanti a Milan Menten. Senza sforzare il personaggio, tanto è arrivato 25esimo. E va bene così, perché adesso arrivano le gare interessanti, dobbiamo migliorare un nostro punto. Adesso capiamo se farlo diventare più scattista per questa parte di stagione. Magari dal livello 4 al livello 5 migliorare un po' sulla volata non sarebbe male, poi miglioriamo sulla montagna in vista del giro Under 23. Quindi, tanto, facciamo così. Punti abilità. Cosa possiamo fare? Forza e volontà l'abbiamo già fatta. Attenzione l'abbiamo già fatta. E carisma. Potremmo usare l'astuzia. Prolunga il picco di forma. Mettiamo la furtività, tanto vediamo se possiamo gestire il nostro allenamento. Vediamo abilità, no, da ciclista ovviamente siamo un signor nessuno. Dashboard. Io ricordo che nella vecchia edizione potevamo cambiare il nostro allenamento direttamente da qua. No, ho paura che appena passiamo il livello possiamo cambiare il tipo di allenamento. Sni, dai, abilità allenamento. Questo ci interessa a noi. Quindi noi come possiamo? Ho paura che l'unico metodo è
L'unico metodo è quello di corsa a tappe, scalatore. L'unico metodo è aspettare, ma non penso, perché qua possiamo regolarci noi il lavoro da fare. Qua invece come mai non riesco? Niente, ci conviene aspettare di passare al livello 5. Sì, ci conviene aspettare di passare al livello 5, ma facciamo tappa 2 del Giro di Sicilia intanto. Sono sicuro che il metodo c'è, ma io non lo so. Con il vecchio Pro Cycling Manager andavi nel menu della squadra e selezionavi il tipo di allenamento che volevi. Quello l'hanno fatto un po' più carino, però io che non ho voglia di sbattermi, andare a cercare cosa fare, non so come fare. Se qualcuno sa come fare, lo può scrivere qui sotto nei commenti. Sempre che magari nel corso di questa puntata riesco a sistemarla questa cosa, anche se non penso. Quindi se qualcuno sa come sistemare il tipo di allenamento, può scriverlo qua sotto nei commenti e io vi ringrazio. Come vi accennavo nella scorsa puntata, non nella prossima, per far durare il più possibile questa serie, che a me diverte un botto registrare, perché devo mettermi qua a giocare e a parlarvi di videogioco, quindi mi piace molto, cercate di condividerla il più possibile con i vostri amici, in modo tale da aumentare le visualizzazioni, in modo tale da farmi continuare a fare anche questa serie. Non penso che sia ancora uscito, ma ho registrato un video a stile Dream Build, a stile Bike Porn, che è un'altra tipologia di video che a me piace registrare molto. E se non è uscito il video, tra poco uscirà e sarà tanta roba. Speriamo che vada bene, perché ci ho investito un bel po' di soldi in quel video, in tutti i materiali che sono andato ad acquistare, quindi là è stato, diciamo, l'investimento maggiore, non i materiali, perché quello è un investimento che faccio sempre un po' alla volta. Potrebbe essere la videocamera, dove spendo tanto, sempre 25 km in testa del gruppo, ok, mettiamoci in testa a 50, cerchiamo di star più davanti possibile e fare questi 25 km per far punti, purtroppo. E quindi per far continuare questa serie, che a me piace molto, ma se purtroppo faccio 50 visual non ha molto senso che continuo. Cercate di condividere il più possibile il video. E io vi ringrazio in anticipo. Tanto rimettiamolo in testa a tirare. Chi è scattato qua? Chi è scattato? Non lo so. Testa a tirare a 50, così almeno non si stanca molto. La gara già oggi è segnata come collinare, c'è una salita in mezzo, però comunque l'arrivo è sempre in piano, quindi anche per questo che vi raccontavo che la miglior cosa è quella di andare forte in volata. Tanto 25 km fatti, ci possiamo mettere a ruota finalmente. Quindi la miglior cosa, come dicevo prima, è essere abbastanza forte in volata, quindi essere degli scattisti, in modo tale da potersi piazzare, cogliere dei buoni risultati, tanto come ovviamente ogni gara nella parte meno interessante la, diciamo, scorrerà per 8, se non ci mettiamo 8 anni a fare una gara, e cogliere risultati, fare più punti. La miglior cosa è, almeno per tante gare, essere forti almeno un po' in volata. Penso che per il giro under dovremmo comunque andare bene anche per la generale, perché in montagna abbiamo già un 74 cronometro 71, quindi ci mancano solo le volate. Per ora, se riusciamo ad andare avanti di altri due livelli, quindi arrivare in montagna almeno 76, tanto tanto meglio. Tanto nessuno qua sta facendo un ritmo esasperato, purtroppo, perché se si mettessero a fare un ritmo ancora più alto, magari qualche posizione la guadagniamo. Ah, attenzione, l'ho appena cantata la corda che si è messa davanti, e
sembra andare forte. Rimaniamo qua, tanto i nostri compagni di squadra stanno tutti facendo più fatica, seppur ho dovuto tirare, ma questo fa parte del gioco, nel vero senso della parola. Tanto il gruppo è compatto, discesa e poi arrivo. Le ultime due tappe poi saranno quelle più interessanti nel Giro di Sicilia, soprattutto l'ultima, che è quella più dura, dove magari possiamo ottenere qualche piazzamento. Quindi anche oggi non ci resta che provare a mantenere la posizione e non stancarci. Purtroppo non ci divertiamo, non possiamo attaccare, cerchiamo solo di seguire se c'è qualche attacco, magari nell'ultimo strappetto, però non possiamo lottare per la vittoria, l'unica cosa. Nell'ultima due tappe invece possiamo che fare qualche bel attacchino ignorante, che su questa gara non possiamo fare. Tanto mancano 10 km al GPM di terza categoria. Io spero che la Corratec faccia un ritmo alto in modo da togliere i velocisti, in modo da farmi piazzare almeno nei 10. Ovvio che ogni gara ha un discorso a sé, quindi se ci piazziamo male non è. Torniamo sempre al discorso che se il nostro corridore è veloce riusciamo a fare qualche, ci togliamo qualche soddisfazione in più. Tanto un peccato, perché se ci fosse stato l'arrivo più vicino, questa salita che è anche stretta, saremmo riusciti a fare la selezione. Intanto vediamo proprio che la salita era stretta, il gruppo com'è, infatti il gruppo allungatissimo, gruppo allungatissimo, fortuna andando avanti, però qua si è rotto da 20, siamo in 40, però sicuro si ritorna poi in gruppo compatto. 36, io sono l'unico della mia squadra, gruppo A1 a 49 secondi, non male comunque, perché stanno attaccando, quindi no, gruppo compatto sempre. Tra poco c'è, vabbè, il traguardo volante, quindi per quello stanno scattando tutti, follia, perché tipo Milan Menten poi dovrebbe far la volata, ma non ci pensiamo. E poi c'è un altro risciacquo, tanto parte Calzoni. Cosa fai, fratello? Mettiti bene a ruota, stai coperto. Segui qualcuno, dai. Questo è il momento perfetto per attaccare. Seguiamo Gandin, dai. Ci proviamo, dai. Anche se non ha molto senso. Beh, se addirittura lui è rifiutato, quindi vabbè, se addirittura lui è rifiutato a seguire quello che partiva, tutto, mettiamoci qua a ruota intanto. Ecco lo strappetto, proviamoci. Senza senso, ma ci abbiamo provato. Dai, mettite a ruota, fratello. Mettite a ruota di Gandin e basta. No, mettiamo un attimo in pausa, non so cosa ha schiacciato. Si è messo a ruota, però non è che possa far tanto. Attenzione, l'attacco del bandito a seguire Milan Menten. Intanto io posso solo che prendermi un gellino e star qua davanti, perché ho fatto quell'attacco senza senso che mi ha ucciso. Mettiamoci a ruota di Guarnieri, dai. In realtà non si può fare la volata, ma magari non arriviamo troppo dietro. Pullari, stai zitto, che tanto sei dietro. Vediamo com'è andata la prima tappa senza far niente, siamo arrivati 25esimi. Questa invece 25esimi, cercando di far la volata. Non male, no, nel senso, male. Andiamo a vedere il podio, perché a vincere è stato ancora Milan Menten. Maglia gialla è Milan Menten davanti a Guarnieri. Scalatori Jan Ogger, che sicuramente era in fuga.
maglia punte, ovviamente Milan Menten, maglia bianca Rich Plumiers. Io sono ottavo. E queste due gare del Giro di Sicilia ce le siamo portate a casa con non dei bellissimi risultati. Ci mancano però le gare più interessanti di questo Giro di Sicilia, che ora andiamo a vedere prima di finire la puntata, perché nella prossima puntata ci sarà la parte clou del Giro di Sicilia, quindi le due tappe, quelle più dure. Quindi tappa 3, collinare 179 km, c'è un prima categoria che secondo me al chilometro 137 già qua ci sarà una buona selezione, poi l'arrivo c'è una salitina di qualche chilometro che inizia a essere interessante. L'ultima tappa invece arrivo in pianura, però prima abbiamo una bella salita. Hai meno 100, dopo 163 km, quindi è meno 20, e inizia a essere interessante, perché se attacchiamo in salita potremo anche poi mantenere in discesa. Vediamo poi nella prossima puntata cosa riusciamo a fare. E detto questo, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e mi raccomando, cercate di condividere il più possibile questo contenuto. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima!